Buonasera a tutti da Sarocco di Capodimonte, il Mundialito premio 15ª edizione, premiazione finale. Un applauso, grazie. Un applauso a tutti presenti. Ragazzi, partecipate anche voi, non ve la fate a solo. Grazie. A soli, vabbè, stessa cosa, come sei fiscale, come sei pignolo. Un applauso alle finaliste Europa League e Champions League. Un ringraziamento speciale alla struttura, allo staff, agli arbitri. Un applauso alla premiazione sempre bellissima, guardate qui. L'ha rovesciata un po' storta, sono 5 euro in tutto. Se la volete. Un applauso alle squadre partecipanti, ben 10 questa edizione. Europa League, bella gara, combattuta. La Champions League è stata meno combattuta ma comunque bella. Partiamo subito con le premiazioni, che fa freddo, faccio un attimo il mio foglietto da qui dentro. Prima avevo la cartellina, adesso solo il foglietto. Il Covid c'è un attimo. Allora, ringraziamenti alla struttura, l'abbiamo fatta, alle squadre, allo staff, al buffet, alla premiazione, come sempre. Sono emozionato, è la prima premiazione che faccio in Milano. Miglior portiere, il Mundialito premio, 15ª edizione. Dove sta? Lo vedo, fa finta di niente. Così. Mimmo Turitto! Bravo! Complimenti, Mimmo! Quando venite voi metto la mascherina. La foto. Ok. Aspetta, dove vai? Mimmo, che è stato il portiere ufficiale dell'Old Friends, poi in questo turno ha giocato con tutti praticamente, tranne con il Napoli Pirates. Mimmo, dimmi una cosa che vuoi. Quello che vuoi. Ciao. Ma sì. Dai, sei contento per questo premio? Sì, molto contento. Qua sono ormai vinto un premio, diciamo, individuale. Sono contento. C'è sempre la prima volta. Sì. E questa è la prima volta. È l'ultimo. Complimenti a Mimmo, ci vediamo dopo. Miglior difensore, Mundialito premio 15ª edizione dell'Olympique Marseille, il capitano Rosario Galletta. Grazie. Un euro per tutti dopo, grazie. Vai, facciamo foto. Facciamo un'altra. Cosa dimmi, vai, quello che vuoi, a chi lo dedichi? Ovviamente sempre a mia moglie, alle mie figlie, a tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato e a tutti i miei ex compagni di squadra. Che salutiamo, i tuoi ex compagni di squadra che ho saputo che hanno appeso le scarpette a chiodo ormai. Sì, ormai rimango solo, solo tu. Ci vediamo dopo, Rosario, grazie. Grazie. Allora ragazzi, miglior centrattacco non è presente. E io la regola, cioè la legge è uguale per tutti, chi non si presenta alle premiazioni per non fare la premiazione solo io non riceve il premio, però il miglior centrattacco del San Gatano era Giuseppe Galizia, facciamogli un applauso a Giuseppe, che ha vinto anche il capocannoniere, quindi grazie Giuseppe per essere venuto a prendere due premi con 28 gol. Giuseppe Galizia è arrivato primo, poi al secondo c'era Marano Testa con 24, hai fatto due stasera, quindi 24, dovevi fare 6 per vincere il capocannoniere, però lo diceva gli avversari, ti compravi la coppa. Va bene, andiamo. Però posso fare una cosa, guardate qua quanto è bello, fate un applauso, è un piacere, guardate qua. Ah sì, no, non te lo do, no. Vedi? Pallone d'oro e Mundialito premio 15ª edizione del Marsiglia, Mariano Testa. Maga, quanto è bello questo premio, dici la verità. Bellissimo. La dedica... Vai, quello che vuoi, dici quello che vuoi, sei libero. Vabbè, la dedica a tutte le persone che vogliono bene, a tutti i ragazzi che comunque hanno partecipato al torneo, perché ho avuto su qualcuno serio, ho avuto fatto un torneo davvero bello. Non a livello di squadra che si leva una mezza, hanno fatto la randella proprio il partito di cambio quadro, ho avuto tutto quanto tranquillo, belle, tranquille, bravo. E la squadra ovviamente che è fantastica, giocare con loro. Bravo. Complimenti Mariano. E ovviamente a piccolo Samuele. Sempre. Ci vediamo dopo. Ragazzi, andiamo subito alle fasi finali, Champions League e Europa League.
Miglior giocatore a Europa League, mamma mia, lui però sta sempre da mano. No, sta sempre da mano. Se c'è la scorsa non c'è. Miglior giocatore Europa League, in accordo con il mio staff, dopo aver fatto una bella fase finale di Europa League, ma soprattutto una finale da protagonista, perché la sua squadra stava perdendo 3-0, lui ne ha fatto 2-3, De Barcellona e capitano Danilo Giuditta. Complimenti Danilo. Non ci credevi però, dai. Non ci credevo, sono contento del premio e faccio complimenti alla squadra per stare per la vittoria. Complimenti Danilo, rimani qua, ci vediamo tra 2 minuti che devi fare di prendere il premio collettivo. Miglior giocatore in Champions League dopo una fase finale. Vabbè, ha fatto un campionato, siamo d'accordo con lui allora. Capisci a me quando parla a te? Sì, siamo d'accordo. Purtroppo non glielo volevo dare, perché poi dopo mi contattano, dice sono meglio 4 punti, non lo puntalizzo, non prende più, faccio troppa differenza. Vabbè, miglior giocatore Champions League dopo aver vinto, il miglior difensore Rosario Galletta. Oh, ti sei sbagliato, 15. Ragazzi, voglio dire che mi ha dato 50 euro. No, detto questo, non abbiamo visto solo la finale di stasera, abbiamo visto l'intero percorso. E dato che lui già aveva vinto il mio difensore, eravamo un po' indecisi per accontentare un po' tutti, però è stata troppa la differenza, non troppa, nel senso, comunque nella tua squadra hai fatto davvero tanto. E quindi abbiamo voluto premiare la meritocrazia. Grazie. E non diciamo la, come si dice, il contentino. Grazie, sempre gentilissimi. I 30 euro te li do dopo, già. Vabbè, lo sai. No, avanti a tutti. Beh, questo è un trofeo inaspettato e sono davvero molto contento. E come sempre ringrazio la mia squadra, c'è una squadra fantastica. E spero che continuiamo il prossimo anno tutti insieme come sempre. Ok, lo sai, io ho dato il secondo premio perché mi devi fare 3 squadre il prossimo torneo. Grazie. Ci vediamo tra poco. Partiamo subito con quella collettiva perché fa freddo, voglio far andare via. Regular season con 9 vittorie su 9, miglior attacco, anche miglior difesa. L'hanno stravinto, l'hanno meritato. Vincitrice della regular season, Olympique Marsiglia. Alessio 9, perché ha fatto 2 partite. Calcio tambur. Questa è la di Alessia. Facciamo un nome. Vai, un cappello del Napoli, perché qua sono anche, ci sono anche i tifosi juventini. Vai, mettiamoci vicino, sta il Covid, diciamo, però, C'è la musica. Guardate me. Aspetta Alessio. Vai, tu devi fare il discorso della classifica. Ciao Allah, faccio. Ringrazio la mia squadra che mi ha portato la. Com'è? Regola season. E anche la Champions. Spero che mi riprendo presto per giocare insieme a loro, perché è una goduria vederli e soprattutto giocare insieme. Ale, non posso giocare perché sono positivo. A me mi hanno detto che la prossima volta non ti chiamano, perché senza te hanno vinto anche la finale. No, volevano fino all'ultimo. Ce la fai, ma non ho rischiato, no. Vabbè, fatto bene, Giugno. Meglio così. Vabbè, mo sta parlando assaggio. Andate, questa qua. Lo facciamo prima l'Europa League, vai. No, facciamo prima i secondi dell'Europa League. Un applauso ai secondi della Europa League, che comunque hanno fatto un buon campionato, la classifica alte e bassi, un ottimo giro della Europa League, arrivati primi 3 su 3, poi in finale hanno perso ai rigori, a lotteria. Secondo posto Europa League, vince campioni, Barcellona, ricevono il premio Danilo, Giuditta e Luigi Spagnolo, sono rimasti solo tutti e due,
Sì, ma te. Questo è un tasto, vai. Vai, facciamo foto. Facciamo di là, vediamo qualcosa. Innanzitutto voglio fare complimenti alla squadra avversaria. C'è un po' di rammarico, questo sì, sicuramente. Un po' di rammarico c'è. E niente, voglio fare complimenti alla squadra avversaria. Vabbè, grazie, complimenti anche a voi. Ragazzi, un po' di silenzio, grazie. Mamma mia, ma come siete antipatici? Siete proprio antipatici. Lo fagli andare, vai, fagli a te, guarda, cioè, boh. Vabbè, tampone, adesso basso le positive. Vai, seconda classificata, Champions League. Complimenti anche a loro, hanno fatto un ottimo campionato. In Champions League sono arrivati secondi nel girone. In finale sono arrivati un po' scarichi, forse non c'erano da parecchio, però comunque escono a testa alta. Secondo classifica vice campione della Champions League, Napoli Picates. Ah, capito, alla sala, ha mangiato tutto buffet, sei giù. Da stomaco chini, sei toppa la doccia, la sala, dai. Guardalo! Facciamo la foto. Qua, solo te tre, qua, che bel gogno, ero a giù. Potremmo mettere Instagram. Secondo posto, grazie. Napoli Brigades. Complimenti, Jenny. Ma devi dire qualcosa, Jenny. Vallo tu, si vuoi. La mia squadra tutte le partite. Abbiamo giocato con cura e grinta tutte le partite, però. Ma come vorrai? Grande Milano! Grande, bravo Jenny. No, grazie Manu, okay. Quello che ha detto. Vabbè, rimanete qua che siamo in chiusura. Grazie, complimenti, queste sono vostre, gli altri. Aspettate 2 minuti che premiamo gli altri. Vincitrice Europa League, FC Sollillo, venite piano piano, poi dopo facciamo la premiazione. Almeno vi do le medaglie. Pure prima non dobbiamo sapere più niente. Ma facendo 400 respirali. Non so, ci voglio tutto cosa. Non viene mai chiuso 400 respirali, a te ci paura. Un scappone la pigliamo. Dice un scappone, dai. Scusa, voglio scappare, aspi, un scappone. Maria, ma grida, mi sono dato la città. Ma chi sei, Gianni, sono giù? È una della Gianni. Ah, ecco, vai Marsiglia, venite! Marsiglia, vamo! Lo scappò! Lo scappò! Vai Marsiglia! Ma chi l'ha da mirare, lo sa? Il brat è duro! No, è uno che va a campioni dell'Europa League, il Mondialito premio 15ª edizione, FC Sollillo! Campioni Champions League, il Mondialito premio 15ª edizione, Olympic Marsiglia! Ok, vai, una senza gioco. Vieni qua, una con me. Vai. Va a pigliare, pizzetta. Là li rimane. La difesa. È utile, è utile. Andiamo, andiamo, andiamo. Complimenti a entrambe le squadre, complimenti a tutti. Ciao ragazzi.